Confermato l'arrivo delle risorse necessarie per il rifacimento del ponte Tanagro sulla strada provinciale 51 che collega i comuni di Sassano e Padula. Una notizia lanciata dal presidente della provincia Michele Strianese, che di fatto conferma quanto già precedentemente annunciato riguardo anche alla priorità assegnata al ponte Tanagro tra le opere da realizzare con celerità e da concludersi entro il 2022. In arrivo quindi oltre venti milioni di euro per l'ente provincia, che saranno riservati alla realizzazione di ponti e viadotti esistenti e di nuova costruzione. I fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti saranno suddivisi su tre annualità. Per la prima annualità del 2021 è previsto lo stanziamento di oltre 6 milioni di euro. E tra i progetti da realizzare, anche il ponte Tanagro sulla SP 51, chiuso lo scorso ottobre a causa di pericoli di crolli e cedimenti che potevano mettere a rischio l'incolumità dei cittadini. La chiusura del tratto sta creando non pochi disagi sia per ciò che riguarda la viabilità, con il traffico che si è spostato pesantemente sulla strada provinciale Trinità Silla ed anche dal punto di vista economico con numerose attività che stanno registrando un forte calo del fatturato. L'arrivo dei fondi per la realizzazione del ponte Ex Novo fa quindi ben sperare dato che conferma anche il rispetto di quelle che erano le tempistiche inizialmente ipotizzate. A giugno, come previsto, dovrebbero partire ufficialmente i lavori, anche se le attività sul ponte sono già in realtà iniziate con operai che sono al lavoro nei pressi del ponte per le prime attività e per i sopralluoghi. Il rifacimento del ponte dovrà essere concluso entro il 2022, quindi entro dicembre si potrà tornare a transitare sulla SP51 per i collegamenti tra Padule e Sassano e riducendo i tempi di percorrenza anche per i collegamenti da e per altri comuni che hanno risentito della chiusura. Il ponte Tanagro, finanziato con l'annualità 2021, è stato indicato come priorità per la provincia. Con i fondi della stessa annualità per un importo complessivo di oltre 6 milioni e 180 mila mila euro, saranno realizzate anche opere a Casalvelino sulla SP 161 del Fiume Alento, a Monte Corvino Rovella sulla SP 326 Frazione Gauro, sulla SP 104 a confine tra Castel San Giorgio e Rocca Piemonte ad Ascea Ceraso sulla SP 269 sulla SP 447 tra Palinuro e Marina di Camerota, tra Fiume Alento e Fiume Mingardo e infine sempre sulla SP 447 47. Il raccordo ad Ascea.